e non considerata la sua volontà, il valore del suo no, non voglio, e pensavamo che non si sentisse più dire se l'è cercata. Pensavamo che fossero finiti i tempi in cui la vittima diventava accusata. Ecco, allora è il momento per fare un bilancio su questi anni di applicazione della legge sulla violenza ed è anche il momento per continuare a cercare la giustizia a Firenze. La ringrazio, onorevole Nicchi. L'ultimo intervento, l'onorevole Occhiuto. Grazie Presidente, io intervengo solo per sollecitare a lei, alla Presidenza, di intervenire sul Governo affinché dia risposta ad un mio atto di sindacato ispettivo proposto già l'8 gennaio del 2015. Si tratta di un'interrogazione rubricata come la numero 4/07432 che riguarda in sostanza il comune di Cariati e il piano di riequilibrio che questo comune ha predisposto. È singolare che da gennaio, anzi purtroppo non è singolare perché capita spesso che il governo non risponda ad interrogazioni proposte anche a distanza di 6 o 7 mesi. Per il tramite della Presidenza vorrei che si intervenisse perché a questo atto di sindacato ispettivo venga data sollecita risposta. Grazie. La ringrazio, la Presidenza ovviamente si farà parte diligente in questo sollecito. Onorevole Vallascas, su che cosa? Grazie Presidente. Su quello che è accaduto nella mia regione, turista a Calagiunco. Intervengo appunto per raccontare una vicenda che riguarda sì una singola persona, ma che è emblematica del nostro rapporto con gli altri, della nostra capacità di vedere e comprendere le esigenze delle altre persone. In questi giorni sta facendo il giro di internet la fotografia di una giovane turista in sedia a rotelle su una spiaggia della Sardegna, la mia regione, in particolare nella spiaggia di Porto Giunco a Milasimius. Dall'immagine è chiaro che la giovane turista si è arenata con la sua sedia lungo una passerella insabbiata che non conduce a nulla. La foto è accompagnata da una breve intervista che la giovane ha rilasciato visto il clamore che ha destato giustamente l'immagine. E racconta la disavventura che le è accaduta, e cioè la mancanza di una passerella per accedere in completa autonomia ad alcuni servizi presenti in spiaggia, come la doccia. Ciò che mi ha colpito nel racconto è la grande serenità di questa ragazza che ha saputo comunque